Adesso ho tutte le risoluzioni, prima no, prima avevo solo il 720 perché ho guardato io personalmente. Perché non c'ho voglia di dirlo a voce. No! Sì, F4. F5. Alt F4 direttamente, però no, dai, volevo finirlo il gioco, anche se dopo la fabbrica, mamma mia. Babbabia. Here I am again, due dirette in un giorno. Andrò a letto stremata stanotte. Sembra quasi una vera streamer. Chris Redfield. Buon Natale! Ciao Filippa. Benissimo. Aspettiamo ancora qualche minutino perché sono un po' in anticipo. Poi andiamo avanti con questo gioco. Ecco, scusate. Ne che ho mangiato. Fatto tutto e sono morta. Chris Redfield, scopo e lo butti, ma è una guzzatina a Chris Redfield gliela darei. Direi di sì. Ciao Simo, bentornati a tutti comunque, ma come stasera si finisce? Sì. Ho diviso la diretta in due parti perché mi hanno avvisato cosa mancava, 10 alle 6 che mancava un'oretta, allora ho detto, senti, se faccio l'oretta adesso si va troppo per le lunghe, posticipo alle 9. Oggi ben due dirette, anche se spero veramente che non mi abbiano mentito che manchi da un'oretta barra un'oretta e mezza. Però sembrerebbe essere la parte finale. Devo farvi l'emoticon di mia mentre dormo, solo che quando faccio le foto false mentre dormo sembro sempre morta io. Quindi al massimo facciamo la maratona. Sì, vabbè, maratona di 20 ore. Non so mica Gischianto io. Buonasera, che c'era prima e chi è arrivato ora. Ciao Mauro, bentornato. Bene. State tornando in tantissimi. Cassativa? Cassativa? Riciao a Salvo anche, buona sega! Maratona Mahjong. Dai, domenica prossima magari, solo Mahjong. Ah, per i suoni di ovviamente la cassativa. Così infarto, con Tunguska a 1000%. State venendo in tanti, maialoni. Since we fought together, Captain. Allora. When was it last? The desert? Doing nothing but recon's gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know Morena's plan. Couldn't quite believe it when I heard she turned herself into Mia, though. Taking five shots to the head's nothing to sneeze at either. Spooky. Ok, non ho la mappa con Chris, non ho niente. E niente, abbiamo munizioni pistola, munizioni mitra, marcatore laser, sono curiosa di sapere cosa fa. Ho 5 granate e un autoiniettore medico. Ah, è vero che adesso fa parte della Blue Umbrella, lui, no? Almeno nel set non faceva parte della Blue Umbrella. E infatti è blu. Vabbè, buono questo Chris. Sì, almeno assomiglia a quello dei vecchi. Molto stile. Do i pugni ai massi.
no, sta anche nella BSAA. Penso che stia in tutti e due i gruppi. Ma tanto ormai è della lore di Resident Evil. No, adesso guardo se si vede il mega pipo. Hey, Alpha. Ciao Jack, ciao Noctuino, bentornati a tutti. First we're gonna have to take that thing out. I've got your back, boss. Let's get to work. Everyone watch for hostile bioweapons. Roger. Cartografo, vabbè. Quello di Resident Evil 7 assomigliava più a Chris di Rebirth, solo che non avrei cambiato il design un'altra volta, appunto. Dopo comunque due Resident Evil, il 5 e il 6, dove si assomiglia. Bentornato anche Claire Redfield, bye. Per quello serve la mod che metterà durante le run offline. No. No, non si guarda il pipo, mi dispiace. Sarei stata molto molto curiosa di vedere. Make contact with a group of hostile bioweapons. There's more than we thought. Watch out. Ah, il marcatore laser, però appena ne trovo uno. Ah no. Ah, giusto. Devo parare. Prendi a pugni come prendi a pugni il massimo. Sì, appunto, ormai tutti i Resident Evil sono nonsense. Western route is clear, moving out. Roger that. BSAA craft spotted. Two guards. I can take them. Don't get caught. Don't get cocky, non farti, non gonfiarti troppo il pipo. Quello era la traduzione. Deus ex tamarro. Il prossimo lo voglio tutto così. What the hell is that thing? It's all new to my seat. That's probably where the end is. Let's go. Stanno ballando l'Harlem Shake. Large mutated bioweapon sighted. Fog may be releasing infectious particulates. Keep your masks on. Hey boss, it's me. I'm at the location preparing for support fire. Might be a minute. Roger. Tundra here. Leaving some supplies in one of the houses, Captain. Help yourself. Ciao il De Nero, bentornato anche a te. In Resident Evil 9 vestire i panni di un vecchio su sedia a rotelle, vi va bene? Sì, sarebbe stato già figo in Resident Evil 5. Oddio. In Resident Evil 5 che Spencer sulla sedia a rotelle potesse partecipare ai mercenari. Sarebbe stato molto molto figo. Cioè mi sono cagata addosso per i raggi infrarossi. Vabbè. Non si può essere così nabbi. Umbrize, I need some backup. I see you. 200 to the point. Chi mi ha preso? Oh! Ah.
saranno le caprette anche con Chris, ma... ma... I've never heard of a mutant mycete colony growing so huge. Dato non spara tutto, questo Resident Evil è tanti generi in uno. Aia! E la caboia! Che cazzo siete? Perché adesso, guarda, vi lancio una bombina. Ah, si è sbloccato. Di munizioni mi lasciano, però dai, sono clementi. Non avevi mai giocato Resident Evil 5, Filippa? Stava parlando del suo cazzo. È un peccato che non rimani qua. Ciao. Lasciatemi il tempo. Okay, Captain. Reloading. Ready when you are.
expanding. There must be something stimulating. Niente, allora vado avanti. Hold your horses and reload your horses. Quanti cazzo sono? Mi sei troppo abituato alle orde. Cosa? Quale capra? Gallia 88, no, sono due live separate, 6-12 ore. Porca boia! Cazzo! Lasciatemi passare! Solo che mi sono un attimo persa. Mi sono un attimo persa dove devo liberare la strada. Cioè, sicuramente da lì, che mi serve più di uno. Perché non avendo la mappa. Aspetta un attimo che non mi sto cagando. Non ho capito perché BS... Non lo so, non l'ho capito nemmeno io, eh. Manco io. E che cazzo però. Allora aspettate un attimo, ricomincio. Ah no, dall'ultimo salvataggio, non dall'ultimo checkpoint. Però non ho capito che cazzo devo fare. Sul lato destro del groviglio che devi distruggere vicino all'altarino mi sembra di aver visto una capra a terra. Adesso ci do un'occhiata. Cioè devo distruggere il coso qua davanti, perché sono onesta, non ho cagato. Aspetta, è live da 17 minuti. Ah sì, ah, perché tu usi i programmini. Comunque c'è la stellina svizzera. Tirerai giù un paio di calendari. L'hai finita la difficoltà massima? Sono quasi tentata di... non mi lasciano fare un cazzo sto qua. Allora io quasi quasi mi faccio uccidere. Uccidetemi così ricomincio dal checkpoint. Così guardo la capra di l'occhino. Ah, l'ultimo salvataggio non intende il manuale. Probabilmente intendeva il checkpoint che devo anche riavviare da solo. Cioè è quello lì dritto che devo far fuori. Marking the target. Roger that, boss. O più che altro è quello? La mia proprio. Ah, è lì, ok. Reloading now. Just a minute. It's a swarm heading that way. Non vedo capre. Schifo poligonale. Come l'ho detto. I'm more from the mountains. East side. I'm near
nearby. I'll handle him. Got another hit. Ah. Looks like it's about to collapse. Hold your horses. I'm reloading. I'm reloading. Watch your perimeter. Scusatemi. Ah. C'è un po' di gente. Ti levi dal cazzo. C'è un po' di gente, coglione. Altro da usare. Take that. Good. Sono morti tutti contemporaneamente così malamente. Strunzi. I found a way down. I'm going in, the rest of you stay. No. Back. Captain, I compared the mold at the village with a sample from the bakers, and there's no sign of the genome editing we saw in the E-series. The stuff originated here. Due ceppi di muffa diversi, capito? Capito? Ehi, Tuca, l'ho visto. Non sono neanche andata a vendergli le ultime cose al Duca. Ho il martello di Heisenberg ancora con Ethan. Ma dubito che lo vedrò ancora, perché mi sembra una cosa di Cobb. Anche il DLC di Chris del set più o meno era un po' action così. Oh shit. Ah, me le ha già messe, ok. Ah no, queste sono le... Ok. Quanto è alto il volume? I'm overhead, boss. Good. I'll signal the locator. Give the guy a break. Awesome.
E sei morto, ciao. I'll keep going. Ma che carina la mazza chiodata cristallizzata. Capisci che questo boss è più forte perché è passato da un martello a una mazza chiodata. È diventato di merda. Lol. Vabbè, c'è niente di bello. So if Miranda was the fake Mia, where's the real one? I doubt she saw any further use for her. I don't get any of this. How did Miranda even know Rose exists? A moldy little bird told her, maybe? We can figure that out later. Focus on the plan. Che cringe. Che dialoghi cringe, mamma mia. I found it. It's the Megamycete. Porca troia. È gigante! Alpha the squad. Col coltello ci vuole un bel po'. So now we can end this mess after all. About damn time. And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony site. Keep your distance. Do not move until I give the order. I know it's too late now, but we really should have told Ethan the plan. There wasn't time. We didn't expect Miranda to act so soon. Even so, you should have told him. Yeah. È su senza cuore adesso, quindi. Mi fa spiattare la Filippa. Una bottarella gli si potrebbe anche dar, tipo, Che ciaddone. Lotti, ora arriverai in una stanza con molte cose da leggere. Non andare verso la cella prima di aver visto tutto, perché poi la trama va avanti. Ok. Vado verso la cella. Qui inizia la mia parte preferita. Ci saranno caprette? This must be Miranda's lab. Salvatore Moreau. Compatibilità col cadeau bassa, abilità cognitive incredibilmente basse. Poverino, poverino. Il cadeau ha causato drastici cambiamenti ai suoi organi interni, trasformandoli in organi che somigliano alle branchie dei pesci e una vescica natatoria. La sua divisione cellulare irregolare lo fa tramutare in un pesce gigante. Il soggetto non è in grado di controllare questa trasformazione. Troppi difetti, non idoneo a fare da involucro per Eva. Poverino, era un po' sfigatiello. In effetti, mostro marino, c'è la bella sirenetta. Questo sembra lo stemma reale della Dimitrescu. Alcina Dimitrescu. Compatibilità col cadeau molto alta, abilità cognitive normali. Il tasso di rigenerazione è incredibilmente alto. Le ferite superficiali del soggetto guariscono in pochi secondi e le sue unghie possono trasformarsi in lunghi artigli in pochi istanti. Una rapida rigenerazione comporta anche una crescita fuori misura del suo corpo. In effetti, 3 metri di ashtanga. Buba. Note, a causa di una malattia ereditaria del sangue, il soggetto deve nutrirsi regolarmente di carne umana e sangue per mantenere le sue proprietà di rigenerazione. Sospetto che in caso di mancato bilanciamento della rigenerazione del soggetto, la sua mutazione diventerebbe incontrollabile, non idonea a fare da involucro per Eva. Però non ha specificato che, appunto, è diventato un drago gigante. Ok. Un cavallo, quindi questo sarà Heisenberg. Si chiama Carl! Carl Heisenberg. Detto anche Walter White, gli dona a schiacciarmi la faccia con culo.
Mi dissocio, io no. Compatibilità col cadò incredibilmente alta, abilità cognitive normali, presenta organi elettrogeni simili a quelli della torpedine narche giapponica. Questi organi sono connessi al sistema nervoso del soggetto, può trasferire e controllare l'energia elettrica attraverso il suo corpo, il che gli permette di manipolare campi magnetici che sfrutta per muovere metalli. Ma non il mezzo cingolato fatto da Chris e ultimato con una chiavetta inglese. Ci Christos, ciao, bentornato anche tu. Siete tornati praticamente tutti quelli di oggi pomeriggio. Uno splendido esemplare, ma non idoneo a fare da involucro per Eva. Ok. Vediamo la donna, la Beneviento, il sole e la luna. Sì, poi in tutto quel libro lì c'è una paginetta così. Donna Beneviento, compatibilità col cadò alta, abilità cognitive normali nonostante sia affetta da una grave malattia mentale. Il suo aspetto è quello di un normale essere umano, ma non è in grado di secernere una sostanza che produce un segnale con cui riesce a controllare le piante infette dal muto micete. Quando gli esseri umani assorbono il polline di uno specifico fiore, lei può far sì che abbiano delle allucinazioni. In effetti è vero, ci ha fatto allucinare andando verso la sua casa. Poi abbiamo parlato dell'antennista, quindi. Tuttavia è mentalmente sottosviluppata e ha diviso il cadò con tutte le sue bambole per poterle controllare. Ah no, hanno sbagliato loro, per poterle controllare, vabbè, da lontano. Non idonea a fare da involucro per Eva. Allora, alla tizia Miranda è morta la fiola, giusto, è morta la figlia, sta cercando di resuscitarla, appunto trovando un involucro diverso. So they're using this to control the bioweapons. Aspetta che andiamo in ordine. C'è qualcos'altro qua nel tavolo, qua dietro, no? C'è solo un disegno. Ok. Mamma che odio quando non riesco a girarle bene. Da questo è lo stadio fetale, da un fagiolino. Mi fa anche abbastanza. Sono stati tutti fallimenti, ma moro. Chi è questa madre Miranda? Con sua figlia morta? Ma alla finestra non sto capendo se sta sorridendo, se sta facendo roba del genere. Vabbè. Cos'è? Hanno trovato il micete sepolto nel ghiaccio, tipo? Cara Miranda, ti porgo le mie sentite scuse per non averti incontrato di persona. Avrei grande piacere a visitare di nuovo il tuo affascinante villaggio, ma sono tremendamente occupato. A ogni modo, immagino che una donna immortale come te abbia mai dimenticato il povero studente di medicina quasi morto in una strada innevata. Non dimenticherò mai tutto ciò che ho imparato 15 anni fa durante la mia permanenza nel villaggio. La tua ricerca mi ha ispirato. Poter trasformare un essere umano infettandolo con un organismo, un'idea futuristica. Sapevo che queste conoscenze mi avrebbero permesso di realizzare la mia personale visione del futuro e dell'evoluzione umana. Madonna, che sboroni, ragazzi miei. Perfino dopo due guerre mondiali e sull'orlo di una terza, le mie convinzioni non hanno mai vacillato. Tuttavia, dopo lunghe notti trascorse a parlare con te, ho compreso che cercavamo due cose diverse. Tu volevi riportare in vita una persona morta, io volevo cambiare il mondo. I tuoi esperimenti sulla muffa non mi avrebbero aiutato nell'impresa di ottenere un'infezione esponenziale. Un virus sarebbe stato più efficace. Ecco perché, mia cara, ho dovuto lasciarti. Ancora mi pento di non averti detto addio. Perdonami se mi lascio andare ai ricordi. In realtà ho delle novità di cui parlarti. Ho trovato la chiave per l'evoluzione, il progenitore, un virus creato in Africa.
Intendo fondare un'azienda con colleghi e amici dedicata alla ricerca sul virus. La chiamerò Umbrella, proprio come il simbolo nella caverna di cui abbiamo parlato. Sono un po' più vicino a realizzare la mia visione. Spero che anche tu un giorno possa raggiungere il tuo scopo. Mi hai insegnato così tanto e per questo sarò sempre in debito con te. Con affetto il tuo eterno studente, Oswell Spencer. Ma sì, dai, aggiungiamoci che Spencer da giovincello, oltre ad aver collaborato con... non mi ricordo già più come si chiama, quello dello zero. Quello che aveva le sanguisughe. Marcus. Sì. Aggiungiamoci altra roba. C'era pure una madre Miranda che all'epoca, quando lui ha fondato... prima di fondare l'Umbrella ha collaborato con una, hanno preso una muffa, ma no, la muffa non è figa tanto quanto usare un virus per creare le armi biologiche. Oh, Spencer, signore. Here. No way. Neanche noi, guarda, non ne possiamo più. Maria Santissima, ecco, beh. C'entra pure Spencer, va bene. Cioè, non è che con questa muffa non c'entra niente perché se ne è tirato fuori, ma ovviamente per far bagnare i nostalgici. Ah, ship madre Miranda Spencer. Vabbè. Ma questa non assomiglia a Evelyn del 7 o è Evelyn del 7 direttamente? Aspetta, prima guardiamo le foto. Ma sì, è Evelyn, perché appunto quella a destra è Mia. Quella a sinistra è il tizio che aveva accompagnato Mia nella nave per trasportare Evelyn, che è morto male. Non mi ricordo già più come si chiama. Sì, sì, è lei, è lei. Sti cazzi, la madre Miranda. E lei? Ok, Miranda è la più vecchia di tutti, ha condotto chissà quanti esperimenti, ma la scoprono solo poco dopo. Ah, c'era Miranda nel mezzo? Eh sì, è vero. Quindi ecco, c'ha ragione, c'aveva ragione Simo prima, è collegato a Resident Evil 7. Mia cara Eva, sono passati 100 anni da quando l'influenza spagnola ti ha portato via da me. Mi sono sentita così importante, certo. Impotente. Ma ora, grazie al potere del mega micete, posso riportarti in vita. Ho dovuto testare le abilità rigenerative del nuovo involucro. L'ho fatta a pezzi e poi l'ho riportata in vita grazie al calice dei giganti, tramite il quale è possibile regolare i poteri del megamicete. Ora devo solo fonderla col megamicete. Ecco, uno sciottino per ogni volta che in questa pagina si legge il megamicete. La cerimonia sta per iniziare. Dopo averti perso, ero così afflitta dal dolore che ho vagato all'interno di una caverna in cui volevo lasciarmi morire, così da incontrarti nuovamente. È stato lì che, per caso, ho trovato il megamicete. Quando ho toccato quella sostanza scura, un'immensa conoscenza ha illuminato la mia mente. Il megamicete scompone e assorbe le coscienze di coloro che hanno perso la vita. Sapevo che la tua coscienza era lì e che avrei potuto usarla per riaverti con me. Avevo solo bisogno del giusto involucro. Una volta tornata al villaggio, ho impiantato la muffa del megamicete negli abitanti. In questo modo potevo controllarli e fare degli esperimenti. Ho studiato centinaia di soggetti prima di trovare l'involucro perfetto. Ho perfino creato un parassita chiamato Cadeau, sperando che rendesse più facile trovare il giusto involucro, ma i miei esperimenti non hanno dato i frutti sperati. Alcuni, come Alcina, erano quasi perfetti, ma molti di loro si sono trasformati in Lican. A un certo punto sono stata contattata da un'organizzazione che si è offerta di aiutarmi. Ho dato loro un campione della muffa e il tuo DNA. Così hanno creato Evelyn, un altro fallimento. Oh, signore. Signore. Tuttavia mi sono... Beh, dopo me lo dovevo anche immaginare, Eva, Evelyn. Tuttavia mi sono stati utili in qualche modo. È grazie a loro che ho saputo di Rose, di come lei fosse l'involucro perfetto. Ci sono stati degli intoppi, ma sono riuscita a verificare la sua idoneità. La mia ricerca adesso è completa. Eva, ho atteso così a lungo di riaverti con me. Scusa, porta pazienza, ma... come cazzo hai fatto a verificare l'idoneità di Rose? Scusami se ce l'hanno sempre avuta i Winters. Cioè, non è che abbia fatto esperimenti o roba del genere.
Ah, ok. Io li leggo i fogliettini della trama di Resident Evil, almeno quel poco che c'è da leggere, leggiamoli, cazzo. Ora sappiamo che tutta la saga di Resident Evil è nata a causa dell'influenza spagnola, un virus per un virus, immagino. Oltretutto, se spagnola è stata a inizio Novecento. Ah, signore, aspetta che. Ok, quando vedo la notifica c'ho sempre paura di avere messaggi in segreteria. Scusami, Andros, dai, quel poco che c'è, ho capito, ho capito. Quindi sì, i sette village sono collegati. Che poi che sfiga, cioè, che sfiga proprio. La vita di Ethan fa veramente schifo. Io fossi in lui mi butterei giù. Vabbè, che tanto adesso è morto senza cuore, ma vabbè. Cioè, mi butterei giù dalla scogliera, anche se vabbè, risusciterà in qualche modo di sicuro. Mi butterei giù. Se non fosse stato infettato da Evelyn, tutto questo non sarebbe successo, non avrebbe riacquistato un rapporto normale con Mia, non avrebbero avuto una bambina, non ci sarebbe stato l'involucro. Vabbè, dopo Madre Miranda sarebbe andata avanti con gli esperimenti comunque, ma che sfiga, cioè Ethan è uno sfigato assurdo, dai. Esatto, se non fosse stato attirato in Louisiana dalla mail falsa di Mia, cioè non avrebbe mai sborrato dentro Mia, capito? Buono, allora lì c'è il lucchetto da aprire. Ed è pure amica di Spencer, cioè quante cose si incontrano, quante cose. Posso spaccare questo? Ho guardato tutto? Mi sa di sì, dai. Succede anche quando. Ciao, Metal Sicily. Fatto all'amore, esatto, come direbbe Barbascura, ma parlare dei miceti. Usare profilattici. Non era mica obbligato a cercare Mia nel set, scemo lui, effettivamente. Ciao, Lord Darkness. Show me your hands. Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? Still at the ceremony site. Whatever she's doing, she's staying put. Ah, la mia vera questa. God damn. It really is you. I'm glad you saved me. Why are you here? Sono contento che tu sia salva. I was caught. Convincente. In Houston experiments. In the flesh. What's the situation up there? War going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything. And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter? Ethan is gone. Scusa, no, non ha proprio I detto couldn't così. save him, but I can save Rose. Come on, it's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but. Il bambino è tuo. You don't understand how special he is. È andata bene, si cade.
What's going on? Someone's there? It's cold. Giusto perché c'è freddo a poccia e piedi nell'acqua gelida. How did I get here? God, it's freezing. Ma gli manca il cuore. Come cazzo fa a essere ancora vivo? O è nel limbo, tipo è morto, è nel limbo. Cazzo vuoi te, vecchia di merda? You're dead. Pure te. Dead? I mean, però di nuovo, è vero, c'ha le dita. Miranda, she... No. I still have to save Rose. Sarà sicuramente un'allucinazione. You were always dead. What are you saying? I can still... See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt? Ce lo siamo chiesti tutti, ma... Remember. A casa dei Baker. 3 years ago, the Baker house. You were murdered by Jack. You died there 3 years ago. That's impossible. No way. Shouldn't even be able to walk around. E quindi cosa? La muffa gli ha dato l'aspetto di un umano? Una roba del genere? What am I? I did all that. Rose, Mia, sta vibrando il pad, ragazzi, in modo allucinante. Se mi vedete fare. No, il pad in vista. Che non voglio che pensiate come lo metto in parti sospette. Now do you get it? Your whole body is nothing but mold. You can't ever see your family again. Family. Family. No. Rose. I have to save my daughter. You're already dead. Dead. Pom pom pom. I will save Rose. Sono senza parole, ragazzi. At last, he awakes. Where am I? My carriage, Ethan. You were having a nightmare. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see,
But to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. We should arrive shortly. Thank you. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, what are you? Even I can't quite answer that. Grazie, dottore. Anche per l'infarto. We're here. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world. Grazie mille, donatore anonimo. Are you ready? Yeah. I Ruti dicono di sì. I have to be. I gotta go. Ma ci picchia. Grazie, donatore. I resti cristallizzati di una creatura della sua ammazza chiodata. Che psicopatico. No, Heisenberg, mi dispiace un po', è stato un po' buttato nel cesso, perché comunque tutta quest'aura di io sono figo, addirittura i cartelli con... non c'ho l'acqua, ho bevuto prima, giuro. Addirittura i cartelli con The Show Must Go On, sono qua, Rose ti sta aspettando, e poi, cioè... cioè, voglio di... beh... Is this the final battle? Ma dunque non posso potenziarmi le armi. Ah, è qua dietro? Ah sì, sei qua dietro, dai. Preparation is more important now than ever before. Vediamo cosa dici di Heisenberg. Oh, the assemblage of life and machine. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. Sigaro cubano molto umido. Senti, finiamo il gioco con la statuetta da Pinterest. Ooh, where did you get your hands on such a thing? Amat Victoria Coram. Se l'avessi affrontato con una calamita opposta per non farti schiacciare dai rottami sarebbe stata anche più bella, non che ci voglia molto. Anche la boss fight è stata sprecata, avrebbero potuto fare una cosa sicuramente più carina. Sì, sì, sono d'accordo. Sono veramente d'accordo. È un villain stato sprecato alla grande. Cioè, poteva essere fatto meglio, secondo me. Allora... Because of all this commotion, I've lost an entire territory to transact in. Mm-hmm. Aha! One moment, please. Ma la capacità mi interessa anche relativamente, quindi facciamo così. Direi che mi compro tutti i proiettili che ha il mercante, anche. Come sono messa, ricarica? Please, be well. Thanks. Sono un rottame. Cosa cazzo vuoi, be well?
Allora ho due ricariche, due mine. Qualcosina ho, dai. Mi sono messa malvagio, penso, a munizioni. Un grimaldello, mi sarò dimenticata di aprire sicuramente qualcosa. Ah, vedete che ho anche queste. Maglia esplosiva. Ah, ho un'altra ricarica qua. Duke's Emporium has everything you need for your decisive battle. This may be our last meeting. Be sure you have all you need. I hope we meet again someday. Ho recuperato munizioni qua e qua. Ma non mi sembra di essere messa malvagia, però. Naturally. Se hai munizioni che posso comprare, direi anche che lo faccio. In vendita 5-10, ma sì, dai. 9. Queste posso anche, ne ho abbastanza. Ok. Magari vediamo se. It was truly a pleasure doing business with you. Anche per me, Ciccio. Una pianta verde mi serve. Ma sì, dai. Ok. Sono pronte, ragazzi. Vado. Non posso scattare. No, mi avrebbero tolto il cofanetto, sti strunz. Ma hai provato a sparargli dove hai i piedoni e farti applaudire? No. Devo sparargli ai piedi al mercante? Andiamo avanti, dai. In basso non ti sarà niente. Non so in che punto del gioco lo faccia. Ah. La prossima run allora ci sto attenta, promesso. Non mi lascia niente. Adesso scatta. I gotta keep going. Little Eva, my beautiful daughter. Ma quanto trema. Is that you? Oh, how I've missed you. What? My power is leaving me. Rose!
Amanda! Interesting. Your body certainly isn't normal. Give Rose to me. Now! Once I kill you properly, get her now! Let go! I've spent a lifetime creating this moment, and you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled! No. Rose is mine! What the fuck? Che cazzo vuole questo? You fulfilled your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamycetes. Now, please do not worry for little Rose. I assure you I'll provide her with truth. So now you can die peacefully. Porca troia. Not letting you get away. Here I come. There's nothing. You understand the level of character, child. How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid, not yours! Eroia. Ma perché tutti i boss devono avere comunque la forma di un ragno? Dopo lo so perché, perché fanno schifo al cazzo, ma... The Megamycete saved me from the pits of despair. Sì, granted me this splendid power. Yeah, right. All it's done is drive me nuts. Oops. After all, everyone dies. Great Megamycete, hear my prayer! Hai rotto il cazzo, però, eh? È diventato il film noir. Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my hands. Oh, rest now. The hell I will. Die, 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 die. If I combine Rose with a Megamycete, my daughter will be made manifest at last. I've waited a century, all for this day. Why do you persist in this world? Such vitality. Beh, ma c'è una mira del cazzo, madonna. Why do you interfere? Surely you have no need for this now, so close to death. She's my goddamn daughter, you psycho! This curse this ramshackle village. Che cazzo sei? For my dog. È mia figlia. Vabbè, i bambini sono talmente a rompe coglioni. I've never seen a human live without his heart. Are you sure you're not one of us? The villagers, those four new children, they could do nothing to assuage you. Ever think the problem might be you, Miranda?
You're not capable of real love. I will take back my... This is how you end the winners. To ensure I never see you. Follow comunque. Lanciarazzino? Ethan! Ethan! Come on, Ethan. Come on, Ethan, wake up! È senza cuore. Cosa cazzo vuoi che faccia? Chris. Ethan. You did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan. We gotta move. Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. How'd you beat ya? You tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. Continua la lineage Redfield. Goodbye, Rosemary. Ethan. Una roba così grande viene distrutta da una bombetta così piccola. Bastava solo quella, cazzo, perché non è stato fatto prima. Rose? This is my daughter. Go. Go, take us up now. Mia non si chiede dov'è suo marito? Wait! Where is Ethan? Ah, ok. Meno male. Get moving. We have to get clear. No! We can't go, not without my husband! Mia,
Sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. È morto. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? Vanno a tirare su col... No, no. No violenza sulle donne. Oh. I told you to sit down. What have you done? He's gone. I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. Apparenta di sessi, ora non la volete. PSA agents and soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Ma che cazzo è successo nel frattempo alla BSA? Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSA Europe HQ. Cazzo è successo? Mi sono persa io, ragazzi, questi dettagli. Someone's gotta pay. Ma ragazzi, comunque... Boh. Vi dico la verità, in altre circostanze forse mi sarei commossa, ma non sono riuscita mai da Resident Evil 7 ad affezionarmi al personaggio di Ethan, quindi onestamente piuttosto che Capcom mi introduca un altro personaggio che poi non viene più cagato, meglio onestamente che abbiano fatto concludere il suo arco nella trama, insomma, no? Cioè, sempre che sia morto, penso che sia morto, penso che non ci sia spazio ad ulteriori dubbi. Boh, non sono mai riuscita ad affezionarmi al personaggio di Ethan. Per dirti, mi sono affezionata a Pierce di Resident Evil 6 di più, che viene giocato in uno scenario solo, quindi boh. Ethan will return Resident Evil 9. E che cazzo! Anche perché di Ethan non sappiamo mai niente, neanche mai visto in faccia ufficialmente. No, infatti. Penso che fosse voluto, non ce l'hanno nemmeno mai fatto vedere, appunto. Sì. Ma vi dico la verità, a me è piaciuto. Questo gameplay un po', diciamo, tra Resident Evil 7 e Resident Evil 4 non mi è per niente dispiaciuto, vi dico la verità. Come sospettavo, tutto il marketing fatto è stato pompato a bestia, ma già me lo immaginavo, cioè anche quando hanno inondato di immagini sulla Dimitrescu e roba del genere, sapevo che sarebbe stata una minima parte pubblicizzata, anche l'atmosfera diversa magari, però no, come prodotto generale non mi è dispiaciuto, però nei miei standard qua siamo allo stesso livello del 7. Gifts we gave, but more you took, she snarled. Some more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Hello, my sea. Okay. Yes.
Beh, dopo andrò su onestamente. Questo gran gioco, cioè, capolavoro, cioè, si sapeva che non lo sarebbe stato, dai. Cioè, avete visto le nomination a Game Awards, che è tra i GOTY. Resident Evil GOTY fa veramente ridere i polli, eh. Però, cioè, come gioco mi è... Oh, no, la linea proprio adesso decide di abbandonarmi. Oh, dai, reggi. Come gioco, come prodotto, a me non è dispiaciuto. Come non mi era dispiaciuto il 7, certo. Non rientrano di certo tra i miei Resident Evil preferiti. Però ci sono tante cose discutibili. Spero che vi leggo. Ma fiducia, comunque Game of the Year 2021 non lo sarà mai. Che possa non piacere ci sta, ma dire che sia proprio un brutto videogioco non ha molto senso. Secondo me la merda è altro. Sì, su questo sono d'accordo. Beh, è Resident Evil 4, guardando bene. Villaggio, castello, non c'è la isola ma c'è la fabbrica. Guardando bene, il percorso è stato quello. Le trama allora siamo sicuramente sopra tanti Resident Evil totalmente piatti, secondo me, ovviamente. Beh, oddio, di livello di trama sicuramente migliore del Code Veronica. Sicuramente hanno annunciato dei DLC, li giocherai, dipende se mi aggiungono achievements. Oh, ok, se aggiungono achievements sì, se non aggiungono achievements no, dipende poi da che DLC. Io, se sono come quelli di Resident Evil 2, che sono quelle cagate per allungare il brodo, Ghost, per fare punteggio, roba del genere... No, comunque, onestamente, DLC di sto gioco cosa potrebbero fare a livello di storia, scusate? Boh. Quindi sì, sono onesta. Se ci sono achievement aggiuntivi, sì. Se sono gratuiti, ma altrimenti pazienza. Non credo che ci vuole 7 meno del 3 remake. Beh, oddio. Sì, quello te l'avevo già anticipato appena l'avevo finito. Esatto, il duca dove è finito? Oltretutto la lore del duca comunque, tipo, chi era? Cioè, ma Dio, dai, l'upload qua sembra che rompa i coglioni adesso. Per favore. Forse vedete tutto sgranato. Vabbè, che abbiamo finito. Cioè, il duca sembrava sapere tantissime cose. Sapeva tantissime cose. È stato un po' il nostro caronte nel viaggio. Io cosa posso saltarli? Salto la cazzina, secondo voi. Vabbè, che possiamo rimanere qua, così leggo io. Il duca si è fregato il cadù, lui è felice. Il duca è mio cugino. Consideriamo anche nel cut content era presente anche Ida Wong. Magari potrebbero usare lei tipo Chris nel set. C'erano rumor che lo volevano come quinto lord il duca. Non so se si vedrà nei DLC. Dopo i rumor di Resident Evil, ragazzi, prendeteli con le pinze, perché non sono mai veri. Mai, mai nella vita. No, non ho ricordi di una volta che quello che è stato annunciato è stato fatto. Tipo, verrà annunciato il remake di Resident Evil 4, Resident Evil 4 VR. Cioè, non azzeccano mai un cazzo. Sembra solo che è amico del... Sì, esatto, è amico perché ci ha fatto la frase "What are you buying?" E ha detto, un mio amico in Spagna diceva così. Vabbè, lì easter egg a manetta. Anche perché anche come storia comunque assomiglia abbastanza a Resident Evil 4. Cioè, il villaggio tranquillo, arriva questa rompicoglioni che infetta tutti gli abitanti nel Resident Evil 4, con la Plagas, parassiti qua con Miceti.
Il duca è un lontano parente del lontano commerciante di un villaggio in Spagna, il quale iniziò a seguire i protagonisti della serie nella speranza di ottenere il successo del suo antenato. Ama mangiare. Assolutamente, ma è lore scritta nel libro ufficiale questa, mi auguro. Sai che forse doveva essere così, ma poi non l'hanno fatto, perché ho un vago ricordo di averlo letto anche negli artwork ufficiali. Sono finiti i titoli di coda. Eros Grande? Do you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then you can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like a human. I think it does. But quindi quanto avrà? 13-14 anni? È passato un botto di tempo. Hey dad. A kind husband and loving father put family before. Boh. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Goddamn devil. Duty calls. I love you. Ma allora non ti potevano portare in macchina invece di prendere l'autobus? Ciao, Jacopo. Yeah, I found her. Where else? The day of all days. We have a situation. You're needed. Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? Ma chi è questo? I know. Quindi adesso c'è un arco temporale di parecchi anni e tutto. Però se è ancora sotto controllo vuol dire che qualcosa non va, no? Quindi adesso ci possono ricamare sopra ulteriori cose. A meno che Rosemary Winters non sia l'ennesimo personaggio che poi non si capisce. Ma si sono fermati là in fondo? Ah, pensavo si fosse bloccato il gioco. La storia del padre è giunta al termine, ma la sua no. Un papà modello, sei forte papà. 9 ore 12. Madonna, tante cazzine allora. Ci sono delle teorie che ipotizzano possa essere invecchiata più velocemente. Ah, è vero, è vero. Stile Evelyn. Però non, Evelyn nel 7 tipo non aveva un farmaco che arrestava la crescita. E appunto è invecchiata precocemente diventando la vecchia in sedia a rotelle proprio perché aveva smesso di prenderle, no? Abbiamo pronti almeno altri 3 sequel. Chris è diventato Nick Fury. Si sta arruolando persone con particolarità uniche. Oh, vabbè. Negozio extra. Volevo guardare le sfide.
Completa le seguenti sfide. Puoi usare il punto di completamento per acquistare oggetti presso il negozio extra del menu bonus. Andiamo a darci un'occhiata. Se appunto sono cose, in teoria vanno prese molto con le pinze. In questa scena c'è Ethan in lontananza che cammina verso la macchina. Non si sa perché sia lì, lo hanno trovato spostando la camera. Ah, col camera hack? Visto che mi era piaciuto molto come finale, mi sono documentato. Ma vi dico la verità, come finale ci sta onestamente che sia finita così, anche perché sarebbe stata veramente una cagata immane se fosse sopravvissuto Ethan e avrebbe fatto la famigliola felice. Cioè in quelle condizioni lì, meno male non hanno fatto la cagata di fare altro. Quindi boh, ci sta onestamente. Poi ripeto, non mi sono mai affezionata così tanto a Ethan, che non che io sia particolarmente triste, però boh. Prossimo Resident Evil, figlia di Ethan più figlio di Wesker e Sigourney. Beh oddio, ormai Jake cosa andrà per i 40-50 ormai? Pedofilo! Probabile è una trollata The New Generation. Vediamo. Ah, è come gli altri Resident Evil. Sblocca 15 serrature. Completa tutti i tesori combinabili. E non ho finito l'anello, porca puttana. Ve lo ricordate? Comunque mi è venuto in mente, l'anello l'avevo preso, era nella sala del piacere. Poi vi ricordate che mi ha fatto l'ambush la mammi, Dimitrescu, sono morta e ho ricaricato il checkpoint. Avevo ridovuto rifare la tiritera del gira all'osso dell'animale per prendere la targhetta, per sostituirla alla maschera, e non avevo ripreso l'anello, capito? Quindi sì, l'avevo preso prima di morire con la Dimitrescu, poi non l'avevo più preso ed è andato perso per incastonare l'occhio, diciamo. Non se la faceva con Sherry, Chris ormai infatti sarà vecchio decrepito, madonna. È dal 96. Intendo missione insieme. No, io senti, no. Quando devi dire determinate cose si pensa sempre male. Sposta la palla della camera da letto allo studio adiacente. Abbatti 5 corvi volanti. Cazzo, ma allora potevi veramente sparare. Apri tutte le porte la porta di tutte le latrine. Vabbè, apri tu la porta di tutte le latrine. Rompi tutte le finestre possibili nel castello. Bellissimo! Avessi saputo che c'era, cazzarola. Fai cadere sparando 15 livelli di valore. Vabbè. Cosa posso prendere? Ah, i mercenari, questi mi servono. Cazzo, solo 63.000.
cazzo è sta roba spada laser? Il cannone pizz. Fucile d'assalto preferito di Chris. Semiautomatica preferita di Chris. Cazzo, è tutto preferito da Chris qua. Allora. Com'è che è successo? Ho tolto tutto perché è entrata mia madre a salutarmi, Simo. Però i mercenari in prima persona perdono tanto. Non è ancora spaccamacini a pugni, secondo me. Allora. Qua praticamente devo farmare un po' di punti per far roba. Niente, allora diventa il mio gioco della mattina finché faccio ciclette. Adesso che sono ancora un po' fresca di storia, voglio provare a fare la run con solo il coltello. Ovviamente metto difficoltà, magari ci fosse la difficoltà Nabby, così metto direttamente quella. Mi faccio quelle run lì. Sì. Scusate, stavo pensando. Dopo devo guardare in linea generale un po' gli achievement. Io e i mercenari come sei ho dato forfè nel trofeo di fare S in tutti. Se ci riesci la mia già smisurata ammirazione nei tuoi confronti raggiungerà nuove vette. Ma io a dire la verità ho avuto uno spoiler da mio fratello, che l'ha coccardato Resident Evil, e mi ha detto che nei mercenari non serve nemmeno finire lo stage. Cioè, spiego. Se tu hai raggiunto un determinato punteggio e muori, se hai raggiunto il punteggio per che avevi raggiunto il grado S, te lo sblocca lo stesso la valutazione. Non serve per forza fare un punteggione e finire tutto, capito? Quindi questa cosa mi rincuora un pochino. Poi quanti cazzo stage sono? Diamo un'occhiata. Villaggio. E poi vediamo come funziona. Diamo un'occhiata. Well then, feel free to peruse. Ah sì, non avevo idea. Ah sì. Pay me no mind. Till next we meet. Per prima cosa acquista al negozio qualsiasi equipaggiamento o arma di cui tu abbia bisogno. Una volta sul campo sconfiggi tutti i nemici che puoi nel minor tempo possibile. Tieni un buon ritmo ed effettua delle combo per ottenere punti extra. Quando avrai sconfitto un certo numero di nemici, raggiungendo l'obiettivo richiesto, apparirà l'uscita. Toccala per passare all'area successiva. Completa più aree per accumulare ancora più punti in ogni livello. Puoi anche toccare le sfere gialle per ottenere tempo aggiuntivo e quindi prolungare la tua avventura. A proposito di sfere, troverai anche delle sfere blu, grazie alle quali otterrai abilità speciali. Ogni sfera ha la possibilità di scegliere tra abilità casuali. Scopri quali si adattano di più al tuo stile di combattimento. Non c'è limite al numero di abilità che puoi ottenere e le manterrai nel passaggio da un'area all'altra. Inoltre, equipaggiando la stessa abilità più volte, questa diventerà ancora più efficace. Attento a non perderti nessuna sfera che incontri sul tuo percorso. Una volta raggiunta l'uscita, il denaro e il tempo rimasti saranno contati nel tuo punteggio finale, assieme al numero di nemici uccisi e di completati. Dal punteggio finale dipenderà la tua valutazione più alta, più maggiore sarà il compenso in bocca al lupo. Ti manca solo quello? Anch'io ho mollato su quello. Più per noia dopo aver fatto il resto. È una questione di memorizzare il livello principalmente. Ah, ma io li ho fatti i labirinti. Non c'era l'achievement di finire tutti i labirinti? Beh, senti, faccio... Voglio dare un'occhiata intanto. You wish to make a purchase? Quanti stage sono? Cazzo ridi. Thank you for your patronage. Cazzo ti ridi.
Ho provato solo il castello, però non avevo proprio voglia di mettermi a fare. Poi invece sempre mi sono annoiato abbastanza. Diamo un'occhiata, cazzeggiamo un pochino, poi tutti andando. Almeno io vado a letto perlomeno. Fa molto mercenari del come si chiama la teoria? Revelation. Che faccio finché mi ascolto la roba su Netflix. So già, ho già previsto il mio futuro in questa settimana. Tipo pelle dura, aumento la velocità di movimento, aumento della salute massima. Ma i nemici tipo sono uguali, voglio dire, sono sempre nella stessa posizione, ho premuto. Well, then, quindi si tratta anche di memorizzare magari quali nemici ci sono, eccetera. This is all an investment, Ethan. Leave this to me. Ah, beh. Giustamente, non avevo tutti quei soldi. Thank you for your patronage. Va bene. Sì. Sì, questi me li vedo già che sono lì a cazzeggiare. Sono comunque fanatica di mercenari, a parte quelli del 5 che mi sono sempre divertita molto in cooperativa a giocare online, anche per esempio del 5 l'ho giocato tantissimo online, sono il regio di Incella. A me sta già innervosendo la musica. Che fastidioso. Thank you.
Vaffanculo, cioè, vabbè, mira di merda. Sì, sì, qua me li tengo per ultimi mercenari. Faccio prima l'altra roba. Sempre Ethan. Però per lei devi correre tantissimo e concatenare la marea di uccisioni combo. C'è un report da leggere molto interessante. Ma ce l'ho il pacchetto deluxe. Ce l'ho. Qua su Steam eri un po' obbligato a comprare la deluxe e obbligo a prendere sharing. Sono proprio curiosa di vedere se com'è la situation finito qua in cosa. As you wish. Delighted to. Conto tutto sulla simpatia. Till next we meet. Sì, sì, che palle. E io ho il terrore che nei DLC gratuiti mettano cagate del genere, non ho voglia. Ripeto, come Resident Evil 2 Remake, la modalità Ghost, potevano anche lasciarla stare. Cioè. Wow. Per niente andiamo a vedere di qua. Sì, anch'io me li tengo per ultimi questi, non ho assolutamente intenzione di farli subito. Yeah.
solo vedere. Tiff, ma vuoi prenderle per armi infinite? Vuoi prendere per armi infinite? Non lo so, cioè non so nemmeno che cosa devo fare. B. Ok. Beh, oddio, facendo le cose a caso, andando via nelle aree prima di ucciderli tutti, eccetera, comunque. Ho preso comunque il B. Ah, ho capito, ho capito. Beh, vabbè. Basta così. Adesso mi studio gli achievement, vediamo. Do un'occhiata. Allora, 20 su 49 oltretutto. E anch'io dicevo così. No, ma figurati se non lo porto a termine al 100%. Non me lo perdonerei mai. Allora. Devia una freccia infuocata con un'arma da mischia. Iniziata. Sì, figuratevi se non lo porto a termine. Gli unici Resident Evil che non ho finito al 100% sono il 5 e il 6, perché appunto ci sono quelle cazzo di modalità online di merda che odio. Io odio giocare online senza, cioè, Resident Evil potrei farlo se conoscessi gente per fare i gruppi da 4. Le odio quelle cose lì. Visualizza i modelli di tutti i personaggi e le armi nel menu bonus. Visualizza tutti i concept art, quindi li devo anche comprare. Ve lo ricordate in Resident Evil 2? Il buco del culo del Lickers. È iniziata la sfida al platino. Non sono convinto tu ci riesca, sei sempre stata più brava. Ma non è questione di essere più brava, è questione solo di avere più pazienza, perché... No, ma... Tipo domani mattina, finché pedalo, mi... renderizzato. Mi inizio già la run col coltello. Me la inizio già. Vediamo come va. Io sono sempre disponibile per giocare il miglior Resident Evil. Il 5 parli. Perché nel 5 c'è da fare la versus. E dobbiamo essere in 4. Ci siamo io, mio fratello, te, siamo in 3, mancherebbe un altro. Ah, il 6? Come è Resident Evil 6? Cosa c'era da fare? Vediamo. Vediamo cosa mi manca. Il buco del culo. Ah, il buco del culo renderizzato. Esattamente, era renderizzatissimo. Io su PlayStation 3 li avevo platinati, però dipende, perché comunque, cioè, nel senso, hai fatto anche la versus e quelle robe lì, perché la cosa bella di PlayStation è che appunto i DLC sono a parte, voi potete platinare il gioco principale e i DLC sono esterni, non vi viene fuori il 100%, però il platino lo avete. Steam invece abbiamo tutto un blocco unico e ci inculiamo. Allora, del Resident Evil 6 mi manca... Manda 2000 nemici al tuo avversario. Ah, sì, perché nel Resident Evil 6 c'è quella modalità di merda che... uno deve essere Lustanak, forse, o mi sbaglio. Vinci 5 volte di seguito, sconfiggi 100 agenti. Vedi, tutta roba di... Sconfiggi Lustanak con solo un agente in vita. Ecco, poi ragazzi, guardate, a sto punto, visto che mi manca il repertorio, le dirette domenicali, potrei anche giocarmi a Resident Evil 6, giusto per tanto.
tra il trash nel trash, tanto vale anche portarci un po' di un po' di Resident Evil 6. Però anche a parte che comunque del Resident Evil 5 avevo comprato la Gold, quindi ho tutto. Qua su PC mi sa che non ce l'ho neanche DLC. No, ho solo wallpaper. Perché questi sono contenuti da comprare esterni, perché col cazzo che spendo soldi. Adesso che ci penso, mi sa che non li ho nemmeno questi contenuti. Fammi vedere. Sì, servono i DLC Siege Mode, Predator Mode, Survivors Mode, Onslaught Mode, ma vaffanculo. No, vaffanculo. Beh, ecco. Comunque mi sono divertita a portare questo gioco nonostante tutto. A me è piaciuto come prodotto. Diciamo che... avevo ragione a non avere troppo hype. Forse è anche quello che mi ha salvato, che non l'ho giocato con le aspettative così alte. Però dai, mi sono divertita in queste dirette, anche perché nonostante ne ho 5 dirette. No, comunque a parte tutto, penso che sia effettivamente con molta pazienza sia fattibile. Tenimi aggiornato e buona fortuna. Grazie mille. Dai mercenari me li tengo per ultimi proprio. Giochi mentre pedali. Sì, io faccio ciclette la mattina e ho giocato tanti di quei giochi. Perché appunto faccio un'ora di pedalata e mi annoio. Mi sono rigiocata Final Fantasy 9, Final Fantasy 8 Remaster, che l'avevo comprato per due spicci. Mi ero ricomprata Final Fantasy 12 Zodiac Age su Steam, perché l'avevo già su PlayStation 4. Mi sono giocata tutto Final Fantasy 12 di nuovo. Mi sono giocata Yakuza Like a Dragon, mi sono giocata The Greatest Attorney, e Shining Resonance Refrain, e siamo già a quota 6 giochi. E cos'altro ho giocato pedalando? Ah, Tell Me Why, che però non l'ho giocato, solo ciclettando, l'ho finito il pomeriggio perché mi rompeva troppo. Mamma che noia quel gioco. Nioh 2 ho giocato facendo ciclette. Vabbè, non tutto ovviamente, ma ho giocato a Nioh 2. Mi annoio, allora nell'ora mattutina gioco. Infatti queste settimane non è che abbia avuto tantissimo da giocare di mattina. Per un periodo mi guardavo le serie TV, per dire avevo iniziato Squid Game, però ho detto no, non ce la faccio ad aspettare fino a domani mattina per fare ciclette. Allora ho fatto binge watching, però per dirti, questa settimana la mattina avevo i video trash di YouTube, mi guardavo in differita le dirette di Chiara D'Alessandro e tutti i fenomeni da baraccone sul tubo, quindi si ero messa molto molto male. Infatti queste sessioni di ciclette di questi giorni non passavano mai perché avevo rotto di cazzo. Almeno giocando un'ora mi passo via e mi va meglio. Vabbè, fare un po' di sport invece di stare davanti al PC. No, tutti in culo, tutti. Tutti. Sì. E d'altronde devo tenermi bella attiva, perché ho il metabolismo molto 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 lento, quindi. Sì. Oltretutto stavo pensando di io faccio fitness col VR next level. In che senso? Giochi porno VR? Scherzavo. Stavo pensando, se finanze permettono, di comprarmi i primi Final Fantasy Pixel Remastered questo Natale, così. Anche con i primi Final Fantasy che ho giocato una volta sola avrei i giochi mattutini da ciclette. Perché io quello, no? Cerco sempre roba fattibile, perché non posso giocare a roba tanto frenetica, perché appunto finché pedalo. Anche se comunque Nioh 2, che è un gioco dove devi prestare tanta attenzione, devi essere concentrato altrimenti muori male, l'ho giocato abbastanza bene, però ovviamente rallento col ritmo. Se devo stare concentrata troppo nel gioco. Infatti da quel punto di vista lì
mi era andato da Dio, The Greatest Attorney, perché dovevo solo leggere. E, madonna, bellissimo. Cioè, allucinante, perché per la mia media comunque è all'incirca 30 km orari. Infatti in un'ora di ciclette faccio 30 km. E mi rendo conto quando il gioco magari è impegnativo, perché finita l'ora non ho raggiunto i 30. E generalmente faccio 30 e mezzo, 31, perché a volte tengo il ritmo di 33-34 km orari. Quindi sì, è anche il mio metro di giudizio, dire è passata un'ora, sono sotto i 30 km, oggi ho pedalato lentamente perché ero distratta, ecco. E poi ci sono io che vado in palestra, buon per te. Io piuttosto che andare in palestra mi sparo, mi fa proprio schifo la palestra. Platina ai giochi ma pure ciclette nel frattempo, che donna. Vabbè, sì. Sì. Yakuza Like a Dragon però l'ho giocato praticamente la storia sempre in sulla ciclette, le secondarie ogni tanto giocavo anche il pomeriggio ovviamente, il finale però mi avevano avvertito che durava più di un'ora, quindi quello l'ho giocato via, anche perché immaginatemi sulla ciclette che piango. Sarebbe stato terribile, terribile. Comunque in che senso fitness col VR next level? Dai, raccontaci Andros. E niente, dai. Sto qua a chiacchierare ancora 5 minuti, poi mi sa che io me ne vado a letto, anche se ho ricevuto Telegram, sì, un messaggio che poi ascolto. Non hai pianto? No, 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 pianto al finale di Yakuza Like a Dragon, io. E non azzardate, no, no, niente. Anche se potrei farla l'emoticon per le lacrime. Potrei farla l'emoticon finché piango, è troppo bella. C'è un gioco che si chiama Power Beats VR. E cosa, ti devi agitare tutto? Ti agiti tutto? Dopo 10 minuti sono distrutto. Sì, perché poi ovviamente c'è ciclette, poi ho i miei minuti di hula hoop e gli esercizi fisici comunque. Comunque la musica di quando combatti i Ryoki, penso ti gasi talmente tanto che fai il tour de France. Bellissimo. Madonna. No, è stato bellissimo. Infatti il mio GOTY del 2021, cioè non è il gioco uscito quest'anno, però il gioco migliore giocato quest'anno... probabilmente Like a Dragon e The Greatest Attorney, sì sì. C'è anche il guanto VR di Facebook in sviluppo, verrà usato sicuramente, sì certo, assolutamente verrà usato per fare sport. No, incredibile. Immagino che tu pedali e piangi, nel frattempo tua madre che entra in cancro, come stai piangendo tu, non ho allergia. Penso che per me le H Dragon a mani bassissime. Oltretutto ho fatto le scommessone con Fatrame, col mio amico Fatrame, per il Game Awards che perdo ogni santo anno. Infatti questo sarà il quarto anno di fila che faccio le scommesse con lui e perderò. Ma le nomination di quest'anno, ragazzi, fanno proprio schifo. Fanno proprio schifo. Cioè, quest'anno non è che ci sia stato molto a livello di videogiochi. A me Like a Dragon non mi ha emozionato granché il finale. L'unico videogioco per cui pianto è Death Stranding. Yakuza purtroppo mi manca come serie. La rivelazione me l'aspettavo. Ma poi il finale di Yakuza Like a Dragon mi ha spiazzato. Perché l'antagonista mi stava ampiamente sulle palle. E quando è successo quello che è successo, ho detto chi se ne frega, ma poi tra la musica, tra Ichi, ho detto no, no, non ce la faccio. Boo. No, Yakuza te lo consiglio, Mauro, è una saga meravigliosa, una saga che ti distrugge nel profondo, cioè ogni Yakuza lo finisci che sei distrutto nell'anima. Perché come trama è molto seria, dopo vai al karaoke, vai dalle donnine, vai di qua e vai di là, ma ti distruggono, sono troppo belli gli Yakuza.
Mannaggia a me che li ho giocati così tardi. Mannaggia a me. Le settimane scorse invece, sempre il mio amico Fatrame, avendo il Game Pass, aveva al costo di un euro, mi pare, l'IA Pass, praticamente mi ha invitato a giocare a It Takes Two insieme, perché appunto il mitico Joseph Fares ha fatto in modo che si può giocare in cooperativa con una copia sola. Il secondo giocatore deve scaricare il Game Pass amico, quindi è stato bellissimo perché lui praticamente aveva il gioco a noleggio, però lo aveva completo. Io mi sono scaricata il pass amico e abbiamo comunque giocato tutti e due. Il Takes Two, ragazzi, ve lo consiglio, è molto semplice, molto da casualoni, molto da casual gamer, perché gli enigmi sono di una banalità estrema, facilissimi. La trama non è che sia chissà che, però mamma mia, se mi sono divertita a giocare ai Takes Two, ragazzi. Se ne avete l'opportunità di prenderlo magari a qualche spiccio, perché appunto a giocarci con qualcuno, perché è obbligatorio essere online, come poi a Way Out, poi alla fine ve lo consiglio. Con un amico vi divertite un sacco. Perché lo cerca su internet e trova solo le cagate secondarie. Secondo me ti sei commosso con Veronica, non vuoi ammetterlo. Ero commossa di averlo finito. Ce l'ho lì ancora da fare perché non si riesce a giocare per questioni di tempo di entrambi. Oh, guarda, è divertentissimo, veramente divertente. Poi è anche bello il fatto che per tutto il gioco ci siano sparsi mini giochi che a livello di trama non aggiungono niente. Però ovviamente parte la sfida. Infatti io ho perso a 16 a 14, perché i mini giochi sono 25, però abbiamo fatto il tiro alla fune due volte. Infatti Fatrame dovrebbe vergognarsi per aver perso a pallavolo contro di me. No, è impossibile perdere a pallavolo. Ci porterai Crash 4 un giorno? Un giorno, se si degna di arrivare su Steam, magari ci sta, perché in PlayStation 4 onestamente non penso che comprerò roba sopra. Perché quando è stato? 2 settimane fa? Sì, 2 settimane fa praticamente. Abbiamo cacciato mio fratello via dalla camera per sistemargliela, perché appunto ogni autunno qua c'è da sistemare la muffa, perché appunto abbiamo i serramenti nuovi, come si accende il riscaldamento non passa aria, il muro è freddo, il riscaldamento si crea sempre la muffa, quindi è da sistematicamente ogni anno. Dopo lo fai in autunno e fino all'anno prossimo sei a posto, però c'è da togliere la muffa, darci l'antimuffa e via. Quindi abbiamo cacciato mio fratello dalla camera per sistemargliele ed era andato a giocare sulla PlayStation 4 Devil May Cry 5. Ma i caricamenti di quel gioco, ragazzi miei, essendo abituata su PC, i caricamenti da PlayStation 4 sono una rottura di coglioni, quindi già comunque i caricamenti nella trilogia di Crash Bandicoot erano allucinanti. L'idea di giocare un Crash 4 con i caricamenti così lunghi mi sparo. Quindi ecco, è per quello che preferirei magari se uscisse su PC. A Yakuza darò un'occasione senz'altro. A parte gli scherzi, vi siete mai commossi con un Resident Evil? No, se devo essere onesta, no. Mi è dispiaciuto per Pierce in Resident Evil 4. La muffa, state attenti a eventuali esseri umanoidi. Ma più che altro mi sono spaventata perché era cominciata in camera mia, che prontamente è stata tolta e eliminata, solo che spostando il mobiletto che ho qua di fianco, c'avevo una macchiona di muffa allucinante. Mi sono cagata in mano perché era proprio di quelle nere pericolose. Ho detto, come cazzo ho fatto a formarsi lì? Perché io generalmente tengo sempre tutto staccato dal muro, perché appunto li lasci respirare, non si crea. Ah, che palle. Questo problema è... Dopo ripeto, la muffa va sistemata in autunno, poi fino all'anno prossimo zero. Cioè in inverno non se ne fa neanche un puntino così.
Però se la ignori si diffonde tantissimo e dormire in camera con la muffa non è che piaccia tanto. Caricamenti per PS4, guarda, mi fa venire qua gli incubi. Infatti da quel lato lì almeno le console nuove sono bei gioiellini. I caricamenti della 5 sono tanta roba. E ci mancherebbe Sirius. Anche perché l'ultimo gioco che volevo prendere per PlayStation 4 era Ghost of Tsushima. Però se esce su PC, se ne frega. Persona 5 Strikers, che mi piacerebbe anche quello prenderlo, ma c'è su PC, quindi lo prendo su Steam. Su PlayStation 5 è fortunatamente un grande passo in avanti. Village non ha proprio le schermate di caricamento. Nice. No, vabbè, sono bei gioiellini, comunque le console nuove, eh. Dei bei gioiellini. Costa una Madonna Persona 5, PlayStation 5, Persona 5 Strikers. Io Ghost of Tsushima su PlayStation 5. Sì, deduco che tu abbia la Director's Cut. Sì, anche perché ultimamente quel plus stanno dando anche giochi di merda, quindi non ho neanche più la scusa di tornare lì su, lì a giocare in salotto, onestamente. Ma perché comunque arriverà il giorno che rilasciano Persona 5 su PC e io me lo ricompro e ci gioco e lo gioco la mattina per far ciclette. Yes, eh beh sì, era anche l'edizione che volevo prendere io su PlayStation 4, però attendo. E vabbè. È il tuo Skyrim, è il mio Skyrim. Tre copie dello stesso gioco. Esattamente. Esattamente. Che bello, persona. Mi è risalita la voglia di giocare anche a Persona 4, però ho detto almeno la mattina se gioco a giochi nuovi. Sulla Plus Collection hanno dato Persona 5. Se avessero dato la Royale avrei provato, però così sapendo che c'è una versione migliore non penso che lo farò. No, beh, sono d'accordo con te. Per noi che abbiamo già giocato Persona 5, la Royale è stata una piccolissima integrazione, niente di più. Per chi deve ancora approcciarsi a Persona 5 non ha senso prendere la Vanilla Edition, come la chiamo io, non ha senso. La Royale è più completa e ha un dungeon con un antagonista veramente bello, mamma mia. Bellissima la parte aggiuntiva di Persona 5, meravigliosa. È che non posso dire nulla, però dico solo una cosa che Yu Narukami 91 capirà. Adam Kadmon. Coincidenze? Io non credo. Altro ogni tanto cerco appunto di sgamare qualche gioco che potrei giocare la mattina, però non c'ho voglia di iniziare niente. Tipo da mio fratello fermo Killer 7. Yu Narukami per il compleanno mi ha regalato Is e sono indietro con gli Is. Pensa che ho giocato solo al primo e mio fratello ha il 2. Penso che abbia il 2, il 3 e il 4. E gli Is ce li ho installati lì da un secolo, ma li giocherò prima o poi, giuro. Però non ho le palle di giocare niente, anche perché appunto avevo iniziato Tell Me Why, ma mi aveva annoiato veramente tanto. Adesso per qualche mattina avrò il Village. Poi vabbè, può essere che non mi piaccia neanche, però non mi va di provarlo così. Ma i Persona sono particolari, cioè non biasimo a chi non piacciono.
a chi non piacciono di persona, non lo biasimo. Sono giochi comunque impegnativi, ti portano via tanto tempo, ti deve comunque piacere un po' la cultura giapponese, giapponminchia, chiamiamola così. Però a me piacciono tantissimo, è una soddisfazione farti in persona, le tecniche, battere determinati boss. Mi piacciono tantissimo. Oltretutto io quando ho comprato PlayStation Vita con mio fratello, che uno dei primi giochi che abbiamo comprato è stato Danganronpa e Persona 4. Anch'io di Persona, della saga Persona non è che sapessi più di tanto. Persona 4 mi ha fatto innamorare. Io sto ancora aspettando che rilascino il 3, Persona 3 su Steam. Mi piacerebbe giocarlo con gli achievements, sono onesta. È come Yakuza, se non ti prende all'inizio niente. Poi Persona 5 è veramente lungo da ingranare. Perché Persona 4 relativamente, Persona 5 è proprio lungo. Però è. Se ti piace un persona, ti piacciono tutti. È inutile, ti piacciono proprio tutti. Ecco, il 2 non mi è piaciuto tantissimo, l'1 non l'ho proprio giocato. Non ho neanche visto un gameplay, sai, è proprio un JRPG a sé particolare. Dungeon, la parte social. È vero, mi avevi chiesto se te l'avevo consigliata per la tipologia di giochi molto giapponesi. Eh sì. Sì, perché all'epoca io propendevo per comprare il 3DS, mio fratello PS Vita, alla fin fine aveva vinto lui. Dopo, vabbè, mesi dopo è arrivato anche il 3DS, ma che il 3DS penso che sia stata la console più inculante della mia vita, perché i giochi costavano e costano tuttora l'ira di Dio. Per 3DS penso di averci una roba come 6-7 giochi. Comprato qualcosina dal store, però anche lì è relativo perché non è che tu abbia molta memoria. Il 3D, il Nintendo 3DS è stata proprio un'inculata pazzesca. Per quanto mi interesserebbe magari avere Switch per recuperarmi Mario Odyssey, giocare a Smash, fa lo stesso, cioè che si inculi, fa culo a Switch. Resto sul PC e pazienza, i giochi che non escono, pazienza, ne farò a meno. Tipo è come la gente che mi chiede se uscisse Persona 6 esclusiva PlayStation 5, tu ti compreresti la 5. No, non sono più così. Perché vi dico la verità, la PlayStation 4 è stata comprata per Persona 5. Però l'abbiamo comunque sfruttata e usata parecchio in questi anni, quindi è stato un acquisto ben sfruttato, ma anche la PlayStation Vita. Anche perché comunque poi la combo PlayStation 4 e PlayStation Vita è adorabile perché tipo quando stavo platinando Catherine su PlayStation 4 per non rompere i coglioni di là in salotto, giocavo in remoto sulla Vita. È bellissimo, comodissimo, quindi con la PlayStation Vita ci ho giocato tanto e la utilizzo tuttora per non rompere le palle in salotto, ma giocare. Emulatore is the way. Ecco, a me non piace emulare i giochi, a parte quelli vecchi ovviamente, quelli che è difficile reperire, tipo i giochi per DS. Non mi piace emulare. Poi è una rottura di coglioni emulare, perché devi star lì a settare roba. Però sì, fino a un certo punto, insomma. No, Nintendo ha la politica proprio che i suoi giochi costano una roba come 10-15 euro in meno e usa questa cosa a suo vantaggio per dire costano già meno rispetto alla concorrenza, fottetevi, fatti grandi sconti, non ce ne sono mai. Mai, mai nella vita. E niente. C'è un po' di sonno.
Non so che cazzo dirvi. Cioè, nel senso, avrei di robe da dire. Ma sullo store Pokémon X e Y costano ancora 40 euro. Ma sì, ma guarda, prima non so chi è stato a citarli. Forse Jacopo, i Layton. Cioè, io avrei sempre voluto reperire tutti i professor Layton. Ma cioè anche su 3DS, perché appunto essendo retrocompatibile potevi anche usare i giochi del DS, ma costavano una roba come 50 euro l'uno. Io non mi vergogno di dire che gli Saturni li avevo piratati, perché non anche quelli costavano 50 euro l'uno. Siamo matti, c'è giochi di 20 anni fa praticamente, ancora quei prezzi lì. Dopo, diciamo, ho appianato il mio senso di colpa perché poi era uscita la trilogy e lì veramente su 3DS ce l'eravamo presa per due spicci, mi sa per 20 euro. Una roba pochissimo, tutto per tre giochi. Però piratare Nintendo è un dovere morale. No, da quel lato lì sono d'accordo, cioè. E beh, guarda, vi faccio la lista dei giochi che ho per 3DS. Allora, del DS mi avevano regalato 999. Io ho comprato Ghost Trick, Bravely Default, Pokémon Rubino Omega, vabbè, Shin Megami Tensei 4, quello ho comprato dallo store, quindi 5 giochi. Poi cosa giocare? Cos'ho? Due Fire Emblem. No, Zelda non ce l'ho. Zelda. È perché i giochi Vita e del DS ce li ha in camera mio fratello. Beh, comunque penso che non arrivo neanche a 10 giochi del 3DS. Una console che all'epoca era costata 150 euro, buttata nel cesso. Peggior acquisto della mia vita. Tutti i giochi per DS piratati. No, no, non costano, non c'hanno sconti. Cioè, vedo anche mia nipote che ha la Switch da ormai 3 anni. Dopo, vabbè, lei è anche un'altra tipologia di videogiocatrice. Aspetta che mi tolgo la cuffietta. E avvicino il microfono. Cioè, mia nipote è anche un'altra tipologia di videogiocatrice perché è piccola. Però, per esempio, le avevamo regalato per Santa Lucia Minecraft, ma tra coupon di Amazon e tutto eravamo riusciti a portarlo a casa a 20 euro, ma hai voglia, ragazzi miei, prenderlo al volo? Prenderlo al volo? È stato un affarone. Per carità, Nintendo a livello legale dell'emulazione ha ragione, però costringere i siti a rimuovere le ROM di giochi adesso introvabili mi sembra una cosa antipatica per gli utenti, perché adesso... Esatto, cioè... io sono d'accordo che comunque piratare è brutto. Io, a parte appunto i giochi Nintendo, ho delle ROM che ho... delle ROM per portare i giochi retro, anche se tutti i gameplay che ho fatto, onestamente, a parte Tombi che non ho mai avuto fisico perché non me l'hanno mai comprato, sono tutti i giochi che possiedo, quindi mi sento anche meno in colpa. Non mi è mai piaciuto tanto piratare, perché insomma è anche rispettoso nel lavoro di chi, cioè nei confronti di chi lavora, però cioè, ragazzi miei, giochi di 20 anni fa ormai sono introvabili. Cosa vai nei mercatini dell'usato e del collezionismo a comprarti quei giochi lì? Su, via. Peggior acquisto della mia vita, Final Fantasy 13. Ma no, ci siamo divertiti così tanto con Final Fantasy 13? Non ve lo ricordate? Il mio gameplay di Final Fantasy 13. Scusate. Che due coglioni farmare i longui. Ecco. Due ore e 21.
Non so come facciano gli streamer a stare in diretta 5 ore o a fare due dirette al giorno, pomeridiane e serali. Io fino a domenica prossima sono satolla. Oltretutto, ragazzi, effettivamente adesso che abbiamo finito il village, non so cosa portare. O facciamo disegnini o domenica prossima, se non ho ancora finito Resident Evil, mi fate compagnia finché lo coccardo. Basta non accendere il forno per fare gli stream. No, ragazzi, c'è sempre Tunguska. Ragazzi, non potete capire. Dovreste veramente essere delle mosche ed essere presenti in camera mia quando gioco con mio fratello e Mifunes. Se qualcuno ci hackera le chat di Skype, ci mandano in questura. Ci mandiamo di quei link, di quel black humor allucinante. Anch'io lo faccio, facevo più che altro per i giochi introvabili. Conta che tipo Donkey Kong Country per SNES costa tipo 10 euro sullo store. Madonna santissima, dai. Maria santissima. Viene da ridere perché stiamo giocando appunto in 3 a God Eater 3. E... e ci si può cambiare il personaggio e anche il nome. Mio fratello si è messo Pacciani ieri. C'è la possibilità di creare dei collegamenti a due tra noi giocatori. Per potenziarsi l'attacco, roba del genere, quindi veniva fuori Vaginon e Pacciani. No, no. Roba che se streamassi God Eater 3 qua su Twitch mi bannano il canale. Perché ne facciamo una peggio dell'altra. Crash Bandicoot 1 su PlayStation 3 a 3 euro. Beh, almeno dai, qualche spicciolo. Facciamo. Ecco. Esatto, quello che chissà, secondo te chi è tra i giocatori, porco Dio? Sì, perché God Eater ti blocca se scrivi porcherie e tutto. Non colgo riferimento, ma mi fa piacere sentirti ridere. Si è chiamato come Pacciani, il mostro di Firenze. Vabbè, tu come fai a sapere che sono io, porco Dio? Non si capiva. Non si capiva proprio. Non si capiva proprio che ero io, porco Dio. Oltretutto non so cosa abbia God Eater 3, che è identico agli altri, però God Eater 1 e 2 mi sono rotte i coglioni dopo 20 ore di cooperativa. Il 3 lo vogliamo coccardare tutti, a parte che è più fattibile, però è divertente, veramente divertente. Sì, quel Pacciani. È mio fratello, ragazzi, la genetica non mente, siamo tutti pazzi. E niente, dai, ragazzi, allora ci becchiamo domenica prossima. Auguratevi buona fortuna, che sono ancora in battaglia con sti cazzo di denti, non ho ancora finito. Finché giocavo ai Takes Two, proprio una di quelle serie lì, avevo appena acceso Discord, fatto l'accesso. Porca troia, non m'è partita la ricostruzione del primo molare che avevo trattato dal dentista. Quindi ho altre due sedute aggiuntive
da fare dal dentista. Avrei dovuto finire questo mercoledì, invece finirò a metà dicembre. Quindi grazie mille, auguratemi tanta buona fortuna per questo dente, per non avere la finestrella. La finestrella, se sorrido non si vede, però, per avere il mio molarino. Mandatemi tante good vibes per il mio molarino. E niente, allora, restiamo così. Se domenica prossima non ho niente da streamare, possiamo fare qualche disegnino, tutti insieme. E Cugia, è Cugia? Che carina quell'emoticon di Cugia. Okay. Ah sì, è giusto, è per quella che aveva fatto Andros, perché Andros è bravissimo. Rimaniamo che se non facciamo disegnini, facciamo comunque qualcos'altro. O stream ancora Village, o vabbè, qualcosa si trova da fare. Grazie mille per la compagnia, per tutto. Statemi bene. E niente, buonanotte. Ciao, e se il donatore anonimo è in ascolto, io aspetto i tuoi messaggi per poterti ringraziare di persona. Buonanotte a tutti. Ciao!